prima uscita vittoriosa per la Miterlina di Mister Angelone in Coppa, il gol di Pedalino permette all'11 giallorosso di superare il Giulianova. Gare importanti per permettere alla squadra di amalgamarsi, la formazione è giovane, diverse le conferme importanti e poi molti giocatori nuovi, in linea con la politica della società che sta puntando tutto sul settore giovanile e sulla crescita dei giovani calciatori. Sono tutti dei validi ragazzi. E infatti come organico siamo quasi al completo, manca l'arrivo di qualche 95, se possibile sto forzando per una persona esperta da mettere lì in mezzo al campo, però sono dei ragazzi bravi, come ho detto poc'anzi, sicuramente dovremmo fare delle motivazioni il nostro punto di forza, perché se a livello di esperienza, a livello qualitativo abbiamo perso qualcosa, a livello di entusiasmo sicuramente l'abbiamo acquistato. A fare da chioccia ai meno esperti ci sono i pezzi da 90 della formazione locale, oltre alle riconferme degli storici Federici, Valente, Lenart e poi di Petrone, Spacca e altri, rimane un punto fermo Alessandro Del Coco, storico capitano giallorosso. Una squadra molto giovane quella di quest'anno, la nostra sicuramente, puntiamo a fare un campionato. Lottiamo per la salvezza, questo è il nostro primo obiettivo. Rispetto allo scorso anno abbiamo cambiato tanto, tanti giocatori sono andati altrove, sono arrivati parecchi ragazzi, diciamo che però hanno ben voglia di figurare in questo campionato per mettersi in mostra. Ha scelto di sposare il nuovo progetto giallorosso anche Saverio Pedalino, autentico trascinatore della squadra, anche lo scorso anno con i suoi gol e molto cercato in estate da altre squadre. A lui, assieme ad altri compagni, un compito impegnativo quest'anno: guidare i più giovani verso un buon campionato e verso la salvezza, per mantenere a scoppito una categoria che è quasi una Serie A per il popoloso comune. Per me, a parte il primo gol stagionale, è una soddisfazione. È una squadra un attimino giovane, quindi quest'anno mi devo caricare di nuove responsabilità e sono contento di questo perché credo di essere abbastanza predisposto a farlo, quindi aspetto con entusiasmo il campionato, perché queste partite servono solo per strutturare un po' l'autostima nostra, e quindi ci siamo usciti domenica facendo un'ottima prestazione nonostante delle assenze importanti come i due ragazzi Lenart. E quindi siamo contenti per questo, ma dobbiamo un attimino ricompattarci per quanto riguarda i nuovi arrivi, per cercare un attimino di equilibrare un attimino la condizione atletica di tutti e di iniziare con l'entusiasmo giusto, insomma.